Ho 2 milioni di follower e odio i social. Lo so, sembra strano detto da un 2001. I social media come TikTok, Instagram, YouTube sono portali virtuali creati per fare interagire gli utenti, pubblicare e scambiare informazioni di ogni tipo. Naturalmente queste piattaforme sono tutte in competizione tra loro ed il loro unico obiettivo, se ci pensate, è quello di tenere gli utenti il maggior tempo possibile sopra di esse. Pensate ai video brevi, che oramai hanno conquistato il mondo delle nuove generazioni. Parlo di quei video che scrolli. Non so se lo sapete, sono tutti controllati da un algoritmo che sceglie al posto tuo cosa ti appare nello schermo. Non sei tu a scegliere. E lo fa in base a come si stanno evolvendo i tuoi interessi rispetto a quello che ti hanno proposto in precedenza. Immaginiamo che ti vengano proposti video di gattini, video musicali e video informativi sulla scienza. Se tu reagisci positivamente a livello di interazioni con i video di gattini, l'algoritmo lo capisce e ti mostrerà altri video di gattini. Fin qui nulla di preoccupante, ma andiamo oltre. Questo meccanismo è vero, non è un problema se applicato a persone che hanno già una mente solida, informata, costruita. Alcune persone, però, spesso quelle più giovani, non hanno ancora dei punti di vista solidi verso la realtà e devono continuamente confrontarsi con un principio di selezione cieco che la piattaforma fa per loro, senza tenere conto di aspetti etici e umani. Questi giovanissimi, quindi, subiscono ogni giorno migliaia di informazioni senza avere neppure i mezzi per poter prendere una posizione critica. Immaginiamo un ragazzino a cui vengono proposti video di un determinato orientamento politico. Supponiamo che lui si interessa e continua a guardare questi video. L'algoritmo continuerà a proporgliene altri. Se lui continua ad interessarsi, questo circolo non finirà. E magari per anni questo ragazzino continuerà ad avere solo più questo punto di vista. L'algoritmo mica tiene conto del fatto che se gli si proponesse al ragazzino un video ideologicamente contrastante, allora magari il ragazzino cambierebbe punto di vista. Perché vi ricordo che all'algoritmo interessa solo tenere il più tempo possibile il ragazzino sopra lo schermo. Del resto non gliene frega nulla. Immaginiamo ancora un ragazzino che vede decine di persone al giorno parlare del nuovo business online, dove si può guadagnare 20.000 euro senza fare niente. Come può capire se fidarsi o meno? Immaginiamo ancora una ragazzina che passa le giornate a vedere video di modelle perfette con dei filtri che abbelliscono pure. Finirà molto probabilmente per perdere sicurezza in se stessa e non accettare più il suo corpo. Ah, e non ho parlato del fatto che scrollare passivamente per ore contenuti di questo genere fa perdere la capacità di ragionare in modo attivo. Questo comporta cali di memoria, riduzione della durata di concentrazione, perdita di creatività, mancanza di idee. Detta così, è vero, i social sembrano una condanna. In realtà questa cosa si può parzialmente fronteggiare. La chiave è cercare di sforzarsi nel guardare ed interagire solo con quello che ci rendiamo conto che possa esserci realmente utile. Continuando a farlo sistematicamente, si può in qualche modo educare l'algoritmo, il quale inizierà a proporre solo più contenuti di un certo livello. Questa cosa però è molto difficile da fare, soprattutto se si è giovanissimi. Ma passiamo a me. Era il 2020, Covid, quarantena. Io mi ero da poco diplomato e mi stavo iscrivendo ad ingegneria della produzione industriale. Da non molto avevo interrotto gli studi di pianoforte e composizione al conservatorio. Avevo scelto di suonare solo più per passione, perché la musica classica mi stava stretta. Ero convinto che il mio talento andasse oltre a questa cosa, o che comunque avesse poco spazio di manovra in quel mondo. A me piaceva suonare qualsiasi cosa, qualsiasi genere musicale, comporre, improvvisare, unire canzoni tra loro, produrre, insomma, tutto ciò che riguardasse la musica a 360 gradi. Dicevo, in quel periodo eravamo tutti in quarantena e noi giovani passavamo tanto tempo davanti allo schermo.
A differenza di altri, però, mi stavo rendendo conto molto lucidamente dell'effetto che i social stavano avendo sul mio cervello. Con questa crescente consapevolezza sono passato da scrollare contenuti ad avere un'idea, iniziare a creare contenuti. Ho intravisto in queste piattaforme un'opportunità. Ho capito che si poteva sfruttare questo fenomeno anche per divulgare qualcosa di interessante. Ho soprattutto capito che se avessi utilizzato quell'algoritmo, lo stesso che ti può tenere incollato davanti allo schermo per ore, a mio vantaggio, avrei potuto diffondere la mia arte. Sui social c'è spazio per qualsiasi tipo di contenuto. Bisogna solamente imparare quel linguaggio e quindi trovare un compromesso tra l'algoritmo, ciò che vuole il pubblico e ciò che si vuole portare. Nel momento in cui si riesce ad unire una competenza vera, un'arte, una passione, con il linguaggio dei social, quello che viene fuori è strabiliante, è il punto di incontro fra tutte le generazioni. Pensateci, chi crea il contenuto sta automaticamente generando un'enorme pubblicità verso ciò che fa, verso se stesso. E allo stesso tempo chi guarda il contenuto sta imparando, si sta arricchendo. In questo modo vincono tutti. Questa è la chiave per rovesciare lentamente questo sistema impositivo. Da quando ho capito bene questo meccanismo, i miei canali sono cresciuti a dismisura e oggi posso dire di vivere di musica, grazie anche a questo. Ecco, vorrei farvi un esempio di questo compromesso di cui vi parlavo, appunto tra l'algoritmo, ciò che si vuole portare e ciò che vuole il pubblico. Ecco, se facessi un contenuto del genere non avrebbe senso, perché non starei mostrando particolari abilità. Era una cover molto semplice di Tutta Gold di Mahmood Sanremo. E allo stesso tempo non starei dando più di tanto alle persone, perché starei semplicemente ricalcando una cosa già sentita e strasentita dalle persone. L'unica cosa positiva è che a livello di algoritmo potrebbe funzionare, perché un brano così di successo, così in voga, potrebbe interessare a molti, una cover. Se facessi invece un contenuto di questo genere, starei sicuramente divulgando qualcosa di interessante. Era un valzer, un piccolo spezzone di un valzer di Chopin che personalmente adoro. Però non funzionerebbe mai con l'algoritmo dei social, per come sono fatti oggi. Immaginiamo però di fare una cosa già diversa. Suonare Tutta Gold di Mahmood, ma come la suonerebbe Chopin? Ecco, qui già la situazione cambia, perché starei sempre facendo una cosa che interessa, perché è una cosa originale, e c'è un gancio iniziale che interessa le persone, che è Tutta Gold. Allo stesso tempo starei mostrando ancor più abilità di prima, perché sto mettendo dentro anche della composizione, tante cose. E per finire starei anche compiendo un'azione divulgativa molto forte. Immaginate un ragazzino a cui capiterà questo video, magari perché è appassionato di musica moderna, Mahmood, conoscerà Chopin. Ecco, e sarebbe una cosa di questo genere. Già che ci sono, vi voglio fare ancora qualche altro giochino simile. Avete presente questo brano? Bella ciao. Ora ve la suonerò come, secondo me, la suonerebbe Bach.
Ora come la suonerebbe Chopin? Ora come la suonerebbe Mozart a 5 anni? E ora come la suonerebbe un jazzista? Per finire, come la suonerebbe Beethoven? Grazie. Per un artista ricevere un applauso dopo un'esibizione è una soddisfazione enorme. Però penso che lo sia anche leggere il commento di una mamma sotto un mio video che mi scrive che suo figlio si è appassionato alla musica grazie a qualche mio video. Ecco, quando penso a questo mi ricordo che forse in fin dei conti i social non li odio poi così tanto. Grazie.